Da un lato Pierpaolo Pasolini, dall'altro Piero Della Francesca, in mezzo un viaggio attraverso mezzo millennio di storia dell'arte e del cinema, messo in evidenza dalla ricerca su costumi e ambientazioni di Alessandro Perrella. Nasce così la mostra Da Piero a Pierpaolo, fotogrammi d'arte in esposizione in Fortezza in occasione del Passioni Festival. Credo che sia una bella mostra che fa emergere il rapporto straordinario tra Pierpaolo Pasolini, di cui ricorre il centenario della nascita, e quel grande artista come Piero Della Francesca, tutta l'influenza che Piero Della Francesca ha avuto sulla produzione artistica di Pasolini, soprattutto sul cinema, soprattutto sul Vangelo secondo Matteo, e credo che insomma questa mostra aiuti a far emergere questo rapporto da Piero a Pierpaolo. In esposizione e messi a confronto nello stesso luogo le riproduzioni degli affreschi di Piero Della Francesca e i costumi originali del film Il Vangelo secondo Matteo. La gratitudine nei confronti di Piero deriva da Roberto Longo, un grande storico dell'arte che era stato suo maestro, che gli suggerì di venire ad Arezzo a verificare questi suoi dubbi sui costumi. Lui li risolse e Pasolini, attraverso non solo questo film, ma tra la sua cinematografia è diventato universale. In mostra anche le riproduzioni degli abiti rappresentati negli affreschi di Piero, grazie agli studenti del Liceo Artistico di Arezzo. Progetto che è partito con una ricerca storica, quindi uno studio proprio su Piero, ne sono derivati poi dei bozzetti e dei disegni della Madonna, e ci abbiamo anche altri costumi a scuola. E poi sono scattati i modelli e dai modelli la realizzazione, chiaramente con un percorso abbastanza lungo. Infine il Passioni Festival ha deciso anche di regalare a tutti la possibilità di ammirare il capolavoro di Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, con un evento extra fuori programma. Dove è nato il re dei Giudei? Abbiamo veduto la sua stella a Oriente e siamo venuti a rendergli omaggio. No.